Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, come per tutte le donne vittime di violenza. Ieri aveva lanciato l'invito a tutte le scuole italiane. Oggi il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara lo ha osservato nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo 46 Scialoia Cortese. Il ministro, accolto dagli alunni che hanno cantato l'inno di Mameli esponendo uno striscione sulla pace, ha visitato gli spazi della struttura, intrattenendo a rispondere anche alle diverse curiosità degli alunni. La lotta contro la violenza di genere, lo sradicare dalla nostra cultura il maschilismo, o forse meglio si direbbe il macismo, rientra in quella più ampia visione di una scuola, che è improntata al rispetto della persona. Sul tavolo per gli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, curato dal Dipartimento Scolastico Nazionale in collaborazione con associazioni e l'Ordine degli Psicologi, che ha apportato delle modifiche alla bozza iniziale, c'è un progetto di educazione affettiva e sentimentale, un progetto fortemente voluto da Valditara che spegne le polemiche sul professore Alessandro Amadori, ritenuto da alcuni inadeguato a causa di alcune tesi e affermazioni sulle donne espresse in un suo libro. Basta, polemiche anche un po' squallide, lo dico francamente, lo dico, concentriamoci sulle cose importanti e non sulle polemiche.